sacrificio e fatica. Il nostro vero desiderio dell'anima è qualcosa per il quale siamo disposti a fare enormi sacrifici, indipendentemente dai risultati, perché in realtà non si tratta mai di veri sacrifici. Attenzione, non dobbiamo confondere il sacrificio con la fatica, anche se a volte usiamo queste parole come sinonimi. Non è detto che un'attività che ci piace non possa essere faticosa, però non deve essere un sacrificio. Non dobbiamo sentirci puniti nel fare questa attività. Uno sportivo fa tanta fatica, ma se in cuor suo ama ciò che fa e non lo fa solo perché il papà o la mamma lo hanno deciso, quella fatica sarà un vero piacere. Se vuoi fare l'atleta, devi sudare e stirarti i muscoli con dolore e fatica tutti i giorni, ma fa tutto parte del sogno che stai abbracciando con amore. Se in tutto ciò vedi un sacrificio, allora hai sbagliato strada.